Che si è scatenata dopo il ricovero di Flavio Briatore. Sembra oramai che chi ha paura del virus è di sinistra, chi lo sfida è di destra. I poveri scatenano invidia sociale contro i ricchi che, imprudenti, possono anche prendersi il lusso di ammalarsi. Come mai questo cortocircuito in una fase in cui tutti dovremmo avere gli occhi ben attenti e soprattutto acceso il cervello? Guardi, ti rispondo, cerco di essere rapido. Briatore da sempre si presta a essere un simbolo, no? Quando siamo nel simbolo siamo già lontani da un aspetto pragmatico di ragionamento realistico. Cioè, Briatore non è solo il simbolo del manager o del rappresentante di un'industria, in questo caso l'industria della notte, tra parentesi, una quindi di quelle più complicate nella fase di ripartenza, diciamo, della vita dopo il lockdown. Briatore è il simbolo appunto della ricchezza, della bella vita. Ne scrive oggi anche sul giornale di Fontana Gramellini, no? Con la domanda siamo tutti peccatori, con il post che ha fatto la moglie di Mihajlovic per dire non commentate le vacanze di mio marito che ha preso il Covid. Allora, chiaro che noi siamo in una fase di questo tipo e giustamente tutti voi, i politici, anche il sindaco di Arzachena, un bel esempio per dire insomma facciamo gli auguri di pronta guarigione alla persona Briatore, ma dobbiamo desimbolizzare, perché sennò poi la comunicazione, e quindi i giornali in questo caso, ma anche ovviamente i media televisivi, eccetera, si riempiono di una, come dici tu, un'estremizzazione che non fa bene alla comprensione dello stato della realtà del virus. Ora bisogna essere laici sul virus, dire che c'è, non fare negazioni, combattere i singoli focolai, non spaventare le persone, non torna all'apocalisse per fortuna, anche perché le priorità sono andare a votare per l'esercizio della democrazia e riportare i nostri figli a scuola per l'esercizio sacro del diritto all'istruzione. Quindi questa battaglia simbolica è forse una cosa che può far vendere di più, appunto per i simboli che ci sono dietro, la ricchezza, la bella vita, cose, ma non serve a niente per la comprensione attuale di quello che è lo stato del virus, lo sa bene Sileri. Ci sono delle singole situazioni, come quelle del milionario, come quelle degli immigrati che arrivano in alcuni casi, come quelle dei giovani che tornano dalle Certo. vacanze, che vanno monitorate e tenuto sotto controllo e da cui deve esserci una comunicazione Direttore, laica, semplice, se no poi si arriva anche al fatto che non mi piace, lo dico con questo concludo, per esempio sai che i suicidi sono molto complicati da spiegare anche mediaticamente, no? Richiedono una certo. delicatezza morale tutte le volte, però oggi qualche giornale ha detto, poi succede che uno a Firenze per la Certo. bolla di lockdown si toglie la vita, non sapremo mai se è così, ma fa parte di questo brodo comunicativo complicato. Certo, lo chiedo a te però, Claudio, secondo te...